Buongiorno a tutti, ben arrivati. Allora, il disclaimer all'ultimo giro e poi ci sono. Perfettissimissimamente. Allora, benissimo, togliamo questo. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Mi sentite? Francesco, Francesco, Francesco. Mi fai patire, sai? Perché ti penso, ogni volta che vedo questo euro dollaro che sale, che scende, ti penso perché stai passando questo periodo così un po', come dire, come chiamarlo questo periodo? Almeno ti facessi il favore di andare a 1,2350, giusto? Così ti togli, oppure fa quello che deve fare, giusto? Io adesso non lo so perché oggi non ho guardato, ma non so se hai messo lo stop a pari, se hai preso profitto o se per la quinta, sesta volta l'hai visto andare in positivo e ancora lì che aspetti. Dimmi, non hai fatto niente, proprio un passivo al massimo, proprio non hai fatto niente, un trade a passivo. Certo, lo so. Raccontate se avessi chiuso 4 volte, 5 volte che andate in positivo, l'avessi già chiuso, avessi già fatto. Non so quanto avessi fatto con questa operazione, ma purtroppo col senno di poi. Allora, euro-dollaro che ieri in giornata ha fatto. Potrei mettere take profit. Allora, se potevi mettermi di poter. No, ma tu puoi fare tutto. Take profit, stop loss, puoi farlo in questo, nel gruppo euro-dollaro tu puoi fare tutto. Aprire, chiudere, tutto, tutto, tutto. Okay? Solo però per l'euro-dollaro, le altre non. Toccate, ricordati sempre del livello del margine, no? Quando scatta 1000 si azionano anche le altre, giusto? Benissimo, ok. Poi magari quando è finita questa odissea, magari cambi. Ciao Sirio, ben arrivato. Ieri ti ho menzionato che ti sto abbandonando, ti sto purtroppo. Poi ci sentiremo a voce. Dai, c'è un paio di cose ancora da chiarire. Allora, euro-dollaro comunque. No, no, niente, niente da piangere, no, niente tra di noi, sono cose mie che purtroppo non posso dedicare tanto tempo al trading, tranquillo. Ok, quindi qui è finito il 2? Finito il 2 qui, no? Esattamente, questo è il max caos, ha mantenuto il max caos ieri dopo questa discesa qui? È andato qui sopra? Quindi era giusto quello che io dicevo ieri, zona di pullback? È andato giù, è andato sulla zona di pullback e è tornato giù. C'è proprio più precisione di questa, non esiste. Giuseppe, ci sei? Peppe, batti un colpo? 10 sono lì. Io sì. Dai, fino a fine mese, a fine mese forse non ci sono una settimana, ma se no ci sono sempre, Sirio. Allora, zona di pullback. Guardate, precisissimo, cioè è arrivato in questa zona qui, zona di pullback. Oltre alla zona di pullback, che cos'è? Io voglio fermarmi un attimino su questa cosa, su questo grafico qui, perché è interessante di capire perché è arrivato sulla zona di pullback. Veramente interessante. Ok, va bene, dai. Vai Giuseppe, tanto il DAX sta scendendo, per chi sta tradando il DAX. Se mi rompe questa è una zona di pullback anche per il DAX, perché se andiamo a vedere. Esattamente qui passa, vedete? Guardate, guardate con che precisione i grafici si muovono. C'è una cosa incredibile. Guardate, questa zona qui e questa zona qui, precisissima. Io avevo il take profit, ce l'ho veramente qui, ce l'ho. Qui ce l'ho, non me l'ha preso. Ho paura che se mi rompe questa zona qui, però incomincio ad accelerare. Quasi quasi mi sposto il take profit. Insomma, così, sono davanti al computer, mi sposto. Cosa ho fatto? Come si fa a toglierlo? Termino solo. Ok. Cancellato il take profit perché sono davanti al PC, quindi se in caso mi arriva qui sotto e mi accelera, dovremmo essere ribassisti, quindi comincio a guardare un po' la situazione.
Vabbè, se ci sono, sono davanti al computer. Allora, qui. Perché zona di pullback? Di questa zona qui precisissima, cioè questa zona è la zona di pullback, il mercato è andato praticamente a fare un paio di spike, ma questa è la zona dove è stato venduto. Perché? Allora, qui abbiamo il ciclo 2. Allora, prima cosa che ci viene da fare quando abbiamo il ciclo 2, la trend line ciclica. Questa ci offre l'opportunità di andare short lì sotto. Cioè praticamente questa è lo spartiacque. Se io so che qui sotto posso andare short, vuol dire che sto chiudendo la distribuzione. Però io ancora non ho avuto da parte vostra il perché sulla zona di pullback è sceso. Qualcuno me lo sa dire? Ci sono diverse cose. Allora prendiamo anche questa, dai. Prendiamo anche questa trend line. Media 48 ciclo 2 è diventato ribassista. Sì, va bene, ok, media 48 sì, ciclo 2 era diventato ribassista, però lo stesso sai che da qui può partire anche un ciclo 1. Però è arrivato lì. Allora andiamo a vedere un po' le zone che ci interessavano. Questa qui, vedete, questa zona qui praticamente è la zona di pullback, quindi non occorre neanche segnarla. Cos'è che mi posso segnare ancora? Questa la tolgo. Comincio a fare pulizia. Cancello anche questo. Tolgo anche questo, questa trend line qui me la mantengo, la metto qui. Allora, posso prendermi un punto che mi interessa, questo, con questo, guardate, le trend line irregolari, guardate, posso metterla qui, da questa zona qui. Da questo massimo qui, da questo massimo qui. Prendiamo l'ultimo, da questo a questo. Guardate, la precisione di una trend line regolare. Guardate, questo massimo qui, questo minimo qui, stessa zona. Livello di Gann, dice Sirio. Non ti sto neanche più seguendo nel tuo blog perché sono veramente. Non ci sono un po' con la testa ultimamente, ma piano piano io mi riprendo subito. Un paio di cose da finire, poi siamo di nuovo tutti e tre dal 100%. Allora, tre. Altro non c'ho da inserire, no? Zona di pullback, certo che posso fare anche così, guardate. Metto verde e la metto qui. Questo qui diventa automaticamente una nuova resistenza, anche se è sull'H1, ma è comunque una resistenza. Questa la tolgo, che ormai era il segnale fascia. Abbiamo pulito tutto. Andiamo a vedere se trovo ancora qualcosina da cancellare. No. Trend line ciclica. Ogni tanto devo fare una panoramica di pulirmi i grafici, perché poi mi rimane troppa roba e mi si intasa un po' il PC. No, il PC no, di solito no, però. Vediamo. Il PC no, ma la MetaTrader si appesantisce. Ok, troppa roba da calcolare, da caricare. Ok, allora adesso siamo in una distribuzione in chiusura. Cosa è che mi potete ancora dire? Cosa manca ancora qui? Allora, noi abbiamo questo minimo qui. Non ci interessa questo minimo qui? Secondo me ci interessa tantissimo. Allora, intanto parto da questo minimo qui e mi traccio una trend line. Vado a vedere i punti che mi potrebbero interessare. Questo qui potrebbe essere un punto interessante, guardate. Lo posso anche tracciare all'infinito, vedo che non c'è niente. Questo è un bel punto, ma questo qui è il punto più interessante, secondo me. Da qui. E poi, volendo, lo posso fare anche da qui, cioè non è che cambia più di tanto, eh. Però mettiamolo da qui, dai. Fino a qui. Che cos'è questa roba qua? Che cos'è? Hai passato i video del nucleo?
Francesco, ti sei passati? Dopo che hai fatto il cicli e fatto tutto, ti manca solo il nucleo e il fascia. Che cos'è questo? Certo, è il nucleo, ok? Che è praticamente questo è il punto di incrocio dell'euro-dollaro, sta nella parte alta, ok? Adesso potrebbe entrare qui. Se entra qui dentro, il take profit è questa zona qui. Cioè, il transito da qui a qui. Poi logicamente c'è il pivot, ciclo 3. Quindi allora immaginatevi, ho fatto un backtesting bellissimo, è durato 3 anni, poi a un certo punto c'è una fase di stress e non mi è piaciuto, quindi sto rifacendo con altri settaggi. Allora, tanto un attimino un occhio al DAX, ancora fermo lì. Cosa c'è ancora? Cosa mi devo immaginare io di questa distribuzione? 1 forte, 2 ribassista, un 3 che sta facendo magari così, ok? E un 4? Ci sta? Potrebbe essere questa? Questa potrebbe essere immaginare una distribuzione, quindi praticamente come riferimento c'è questa zona qui. Adesso ve la disegno qui, così abbiamo un doppio esempio, guardate, lo faccio qui perché così sto prima. Guardate, io ho praticamente la trend line ciclica. Che è questa, giusto? La trend line, adesso ho preso il 2, ho preso l'1, così ho la mia trend line del nucleo, giusto? Praticamente io mi aspetto questo. La spiegazione è questa, perché devi tornare dentro, torna dentro. 1, 2, 3, 4. Com'è? Potrebbe essere così? Assolutamente. Perfettissimo. Bene, 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 bene. Allora. Magari. Sull'H4 non cambia niente, cioè è ugualissimo, identica. Guardate quanto è bella. Questa cosa qui, prima gamba, seconda gamba, terza gamba, ok? E praticamente qui dentro c'è l'1, il 2, questo è il 3, questo sarà il 4. Va bene? Preciso. Quindi io per l'euro-dollaro oggi cosa c'è? Da comprare o da vendere? L'euro-dollaro è da comprare o da vendere? Ancora io preferisco vendere, no? Come ieri, poi le ultime 2 o 3 candele è salito, ma. Perfettissimo. Quindi, anche sul metodo fascia, ha fatto sul pivot, ha fatto un segnale short. Questo qui era il segnale short, pagava. Cioè, il metodo fascia, il problema del metodo fascia non è il metodo di per sé, è il pilota. Il pilota è il problema. Sapete che ci sono tante macchine, anche adesso non più perché ormai la Formula 1, cioè, a me è passata, cioè, non sento più, cioè, la Formula 1, tutti gli sport in generale di motori, quando la guardi devi avere l'impressione di sentire puzza di benzina, di gomma, di motori, rumore, non c'è più. La Formula 1 ormai è tutto computerizzato, quindi non è più uno sport che mi piace, però. Se avete mai sentito, il pilota è importante per la macchina, certo, perché la macchina può essere anche una mega macchina, ma il pilota, se non sa guidarla bene, niente. La stessa cosa è il contrario. La macchina può essere anche un po' con dei difetti, ma se il pilota li conosce, ne fa uso anche dei difetti. La stessa cosa è il trade, è la stessa cosa è il metodo fascia. Metodo fascia, puoi dire quello che vuoi con tutti, con quel pochi vincoli che ci sono, se tu lo segui così com'è detto che deve funzionare, non stai sbagliando niente. L'unica cosa è quando tu lasci correre un'operazione, ma poi la riprendono, poi la recupero, quella è la posizione che ti ha fregato, perché no, da metodo fascia dovevi chiuderti e girarti, no? Ok? Al limite magari se non la chiudi, giriti lo stesso, resta long short, anche questa può essere una cosa buona, così mentre recuperi guadagni anche con il long. Ok, il metodo fascia H1 short,
H4 era sorto già da questa candelona qui, quindi da qui era già sorto ieri. Quindi anche questa salita ieri, scusatemi, questa salita ieri non ha fatto niente. Scusatemi. Quest'anno starnuti sono, ma meglio starnuti che altro, no? Eccoci qua, bene, scusate, ma sono proprio a starnutoni. Va bene, ma andiamo avanti. Io ho l'H4 del metodo fascia. Tutto quello che faccio va sullo stop loss sul max caos. Ancora siamo long o siamo short? Certo che siamo short, no? Quindi perfetto, cioè l'analisi anche questa settimana qui, devo dire che... E la cosa sono queste. Quando tu scendi, ieri avevo detto ok, preso il profitto, guardate qui, è sceso di 60 pips, 62. Al limite ne potrebbe aver fatto 80, ma sappiamo che a volte si ferma a 60, quindi bastava chiudere. Magenta dentro la gialla, sorta magenta dentro la gialla, intendevi qui? Sì, allora questa qui è anche una cosa, una dinamica. Poi lo studio di questa cosa qui, caro Francesco, cari tutti quanti, quelli che usate, poi hai guardato se ce li hai l'indicatore del Gauss, ce li hai? Non lo ho, non ce l'hai, ma sembra strano che non ci sia il Gauss dentro sugli indicatori ciclici. Guarda, mi tolgo una curiosità e vado a vedere perché... Basta andare qui praticamente nel sito del vai su indicatori ciclici. C'è, eccolo qui. Non ce l'hai, è possibile. Non te l'hanno mandato cosa. C'è il G-Detector. Questo non c'è. Gli altri ci sono. Se non penso che non ti mandano un pacchetto diverso dagli altri. Il G-Detector c'è. Che non si vede bene, però è questa cosa qui non si vede proprio niente, però. Allora, ce l'hai, perfetto, ok. Quindi qui potete, chi non è ancora pratico, qui va a vedere che cosa offre il Visual. Questi quattro pacchetti offre, non offre altro, ok? Quindi gli indicatori ancora sono lì, 10 euro, non è che sia, però, ripeto, non una formula di lucro, di speculazione o di voler vendervi qualcosa, solo che magari tanti mi chiedono, ma dove li trovo questi indicatori? Eccoli lì, vai. Poi vanno sul sito e non riescono a capire. Però vabbè, piano piano, anche lì, porteremo delle migliorie. Allora, ditemi. Allora, questa cosa qui, io vi dico a tutti quanti, perché non vi fate una statistica? E questo è quello che intendevo dire io ieri quando parlavo di il trader non deve essere una persona pigra, che uno che si applica, che ha allo studio di guardare, non riesco a togliere questa 30, allo studio di guardare che cosa sta facendo il grafico, tutte queste cose qua, studiarsi magari poi arrivare. Paolo, sai cosa? Ho notato un'efficienza, un'inefficienza. Ho trovato che se io faccio tutti questi segnali vanno tutti bene, al massimo posso guardare questo, questo e questo. Guardate. Io adesso vi do un input. Se tu, magari Francesco, hai visto questa cosa qui, puoi andare a vedere in tutti quanti le situazioni dove succede, anche il contrario. Vi do un po' di input. Dove succede anche il contrario? Allora, tutte le volte che la linea gialla, cioè la linea magenta, mi va sopra o sotto la linea gialla, io ho un segnale, o long o short. Quindi vado a vedere qui, più o meno, long. Quindi è andato bene. Qui tornava dentro, un po' in ritardo, quindi magari non andava bene, però siamo su una campana grossa, a rialzo, quindi si va a fare solo i long, gli short no. Ok? Di nuovo, qui il segnale long. Long, si cerca solo i long, fino a qui si cerca solo i long. Ok? Quindi questo short, vedete se vado a vedere, adesso sono andato un po' storto però. C'è uno short,
mi vai sotto, però qui mi vai sopra. Quindi non c'è. Bene, adesso però da qui in poi, quindi da questa zona in poi, cercherò solo gli short. Quindi vado a vedere campane gaussiane che entrano, questa che esce fuori, guardate. Era un long, ma non si fa più perché siamo nella parte ribassista. Questo qui era uno short, giusto? Vado a vedere. Mi date un po' l'ok che avete capito cosa guardare e cosa non guardare. Poi adesso qui ritorna di nuovo il dito veloce di chi non sa aspettare. Perché? Perché se tu ti trovi qui e dici, ah, ma questo qui è un segnale short, ma siamo già con la campana gaussiana abbastanza alta, io entro short qui. E purtroppo no, devi dare la regola fino al max gauss, che era questo, non si fanno gli short, basta. Short no, zero, assoluto. Se ne va la mia borsa della spesa, se ne va la temperatura della macchina, se va gli infissi nuovi, se ne va la vacanza, perché non hai, in questa zona qui, hai fatto solo, hai fatto gli short che non dovevi fare, questo era solo long, da qui in poi è short. Allora da qui in poi i long non li faccio più, infatti questo non lo faccio, perché probabilmente non andrò più qui sopra, ma farò gli short, eccolo qui. Cioè, che è sempre la stessa cosa, il max gauss, cioè il max gauss, gli indicatori gaussiani, ok? Quindi questi indicatori qui che assolutamente sono degli indicatori talmente fatti bene, costruiti bene, magari anche la volontà di costruirli non era neanche, non è stato considerato per questa operatività, è stata considerata, a me interessava quella volta, dicevo ad Alessandro, adesso vi spiego anche perché è nato il detector. Allora, io sono un amante della teoria di Gauss, ok? E volevo che mi facesse, l'indicatore mi facesse una campana gaussiana di questo genere. Oppure una campana gaussiana così. Oppure una campana gaussiana così. Cioè, volevo che mi facesse questo. Non ce l'ho, non ci sono libri che spiegano Gauss sulla borsa, sai? A parte il mio, ma siamo ancora in cantiere lì. Perché se vai a vederti Gauss, Gauss era un matematico, quindi tutte le formule sue di matematiche sono state riportate all'astrologia, alla navigazione, alla tipografia, cioè sono tutte queste, alla topografia, scusate, tante altre cose, insomma, che misurazioni, però non riportato alla borsa, è stato un piccolo periodo che qualcuno ci ha giocato, ma nessuno è riuscito a portarlo avanti, perché lo spazio di movimento e tempo, ok? Il movimento e tempo è lo spazio che, il tempo è, per esempio, per andare a vedere dov'è la stella Polaris, che è una delle stelle, delle poche stelle, che si trovano sempre, o la Astris, o come cavolo si chiama, se non ricordo più, sono due o tre stelle che si trovano sempre nello stesso punto. Uguale dove tu sei, la stella sarà sempre nello stesso punto. Le altre nel cielo variano, ma non è che variano perché le stelle non si spostano. Attenzione, questa qui è sempre stata una teoria che tutti immaginavano si spostavano. No. Noi logicamente rotiamo, ci spostiamo, ok? E può darsi che in qualche angolatura non riusciamo a vederle, o si vedono un po' più deboli, o più, insomma, tutte queste cose qui che io adesso non è che sia un esperto. Quindi però lui sapeva che queste due o tre stelle, la Polaris, l'Astris, così via, erano sempre nello stesso punto. Quindi il tempo però per vederle qual era? Non puoi metterti a mezzanotte a guardare la stella, ah, lì eri sopra, la vedo. Certo, se guardi in alto c'è sempre l'orsa maggiore, per esempio, no? Ok? Cioè, dipende da dove sei, però solitamente per noi sì, ok? Ma qual è il punto? Che lui gli serviva il tempo giusto per capire. E il tempo giusto qual è? Ricordiamoci che noi stiamo ruotando, giusto? Tutto ruota, tra di noi, attorno, ma in un momento solo, due momenti della giornata che praticamente la Terra riesce a vedere l'orizzonte, perché va, praticamente il Sole praticamente all'orizzonte, quando sta per scendere tu vedi praticamente la fine della Terra, ok? In quei due o tre minuti dell'alba e due o tre minuti del tramonto si poteva puntare questo strumento e puntarlo sulla stella che si vedeva, tenendo
logicamente i margini dell'orizzonte, vedevi questo punto qui. Quindi il tempo era molto importante. Se non è che potevi farlo tutto il giorno, tutto ogni momento della giornata tu potevi fare quello che dovevi fare. No, lo dovevi fare in quei momenti lì. Se perdevi quel momento lì, non potevi più calcolare se eri a nord, sud, west. Infatti, i capitani delle barche sanno ancora usare questo strumento, ma logicamente sostituito dal GPS e tutto il resto. Ok? Va bene. Però, allora, a me interessava un indicatore che mi producesse il tempo. Quindi ho detto, ad Alessandro, il mio indicatore deve fare, non si cancella perché sono qui, il mio indicatore deve fare questo. Deve fare questo, semplicissimo. Da qui a qui mi devi fare una curva. La curva, logicamente, se lo spazio è questo, la parte centrale sarà questa. Quindi la curva che mi deve fare l'indicatore è questa. Vado un po' dritto. Questo è quello che voglio io. Poi, visto che tu hai un tempo long e un tempo short, giusto? Sai da dove vendere. Giusto? Sai dove comprare. Sai dove non comprare più, ma no, non vendere più, ma comprare. Bene, questo è il tempo. La somma del tempo abbinata, prendiamo la gialla, al movimento di sé. Se io ho un movimento rialzista, la pancampana gaussiana da questo punto qui non mi può più chiudere, anche se il tempo è in chiusura, avrà una misurazione di questo tempo per questa asse qui, XY. L'asse di tempo si riduce mentre l'asse di tempo è arrivata qui. Quindi vuol dire che il prezzo a un certo punto incomincia a chiudere. Quindi l'indicatore di per sé incomincia ad inclinare la testa. Quindi incomincia a fare così. Giusto? Ma siccome viene spinto da quest'asse qui, che dice, ok, io di tutto questo tempo qui, adesso non riesco a disegnarvelo, di tutto questo tempo qui non sono riuscito, cioè già il tempo a metà, io sono già oltre questa zona qui, quindi a metà del mio tempo, di questo tempo qui, di questa asse passata di qua, sono già oltre, non sono riuscito a piegare, sono ancora troppo alto. Allora automaticamente le assi si spostano e la campana gaussiana non sarà più questa, ma sarà una campana gaussiana, prendiamo un altro colore. Sarà una campana gaussiana così. Penna nera, non va? Sarà una campana gaussiana che praticamente chiuderà a rialzo così. Perché ha spostato il tempo. Il tempo si è spostato, quindi questa campana non mi posso più. Cioè, io parto dal principio che un movimento parte da un punto e arriva sull'altro. Questo è quando il movimento è rialzista. Il tempo ormai è troppo tirato, quindi devo chiudere per far partire la prossima. Per cosa funzionano gli indicatori? Che poi la stessa cosa è questa. Ve la cancello, ve la faccio vedere veloce. Anzi, vedete, no, vabbè, la cancello da qui. Ma scrivetemi ogni tanto se va bene la tematica, se avete capito. Guardate, la stessa cosa. Che cavolo, mi è uscito qui. No, uscite cose. Dov'è questa roba qua? Di lavoro. Allora, la stessa cosa è questa. Io ho il tempo da qui. Anzi, un disegno diverso. No, non lo so neanche che cos'era Sirio, forse qualcos'altro. Non so che cos'è, qualche piano che ho lavorato. Boh. Allora, dai, perché non ce l'ho qui. Cerco sempre di cancellare dal sistema, invece non devo cancellare dal sistema, devo cancellare da lì. Togliamo la penna. Cancelliamo da qui. Non so dove. Okay, prendiamo la penna da qui. Ok. Praticamente io ho il tempo, lo disegno da qui. Se poi
Il prezzo che parte qui comincia a diventare già giù qui. Io ho la distribuzione ribassista perché se io devo far conto che questa asse qui, che adesso non ci sta tutta, è la stessa che io vedo qui sotto, cioè questo punto qui lo vedo anche qui sotto. Quindi a un certo punto, quando io ho già usufruito un tot di tempo e sono andato sotto la parte centrale, io so che la prima parte è rialzista, la seconda parte è ribassista. Quindi da qui in poi io cercherò gli short, ma se io già sono entrato short sotto l'asse, allora io praticamente cercherò già da prima, capendo che questo è il max cao, cercherò da prima i punti short, anticipo gli short della parte centrale. L'indicatore di sé per sempre, di per sé, visto che deve usufruire il tempo short, e dice ok, il tempo short è arrivato fino, sono arrivato qui sotto, la mia spinta è comunque rialzista, quindi potrebbe anche in questa zona qui, mentre il grafico sta scendendo in questa zona qui, l'indicatore però qui sotto potrebbe anche continuare a fare la fase rialzista un po' più allontanarsi. Perché? Perché la parte alta dell'indicatore, che è sempre un po' in ritardo, è il max caos. Perché c'è il tempo ancora, però prima o poi cede. Questa cosa qui, adesso io ve la dimostro con un'altra cosa, ancora con questi disegni li devo cancellare qui, vi dimostro un'altra cosa molto interessante, che forse vi dice, ah, adesso ho capito meglio. Allora, sono andato un po' storto, cerchiamo di metterle dritte, fate conto che sia, non si può andare avanti così, Paolo, o impari a disegnare, ma è difficile, disegnare col mouse è difficile, sapete? Ok. Allora, immaginatevi una campana gaussiana. Sì, lo so, però nel disegno con il mouse, c'ho anche il pennino e tutto, però vabbè, non importa, andiamo avanti. Immaginate la campana gaussiana che parte, questa praticamente la zona di tempo è questa, giusto? E la campana gaussiana parte così, non ce la fa e incomincia a diventare ribassista qui. Così. Ok? Quindi praticamente la parte di tempo dove io da qui in poi vedevo gli short, la devo passare a un punto preciso precedente. Questo punto preciso precedente, che cos'è? È questa distanza qui. Ok? Ricordate che questa distanza qui che io vedo da qui a qui è la stessa qui in alto, che adesso non ci sta tutta, però è la stessa distanza che la vedo qui sotto. Quindi i conteggi di questo pezzettino che manca, mettiamo il conto che sia il 15% dell'espansione, questo 15% qui, io me lo posso anche riportare da qui. Questo 15% qui, adesso l'ho fatto un po' più grande, è questo. Io praticamente vedo la parte contraria qui sotto. Il tempo dice che okay, non sono più in un tempo long, ma sono in un tempo short. Quindi da qui in poi, dove rompe questa zona qui, ho ancora più certezza di andare short. Però sono tutte cose che l'indicatore vi dà da sé senza che venga ricostruito. Immaginate sempre che praticamente voi avete uno schema del genere. Lo disegno più. Allora, immaginate che il tempo sia sempre questo. Questo è il tempo su un'altra scala, questo è il tempo di un'altra scala. Cioè il tempo è sempre questo. Questo è il tempo. Quindi più tempo tu sali, ok? Fino alla parte centrale. Più è in salita, mettiamolo così. Allora ho la scala di questo. Quindi non mi posso aspettare che la chiusura ritorni nell'asse, giusto? Perché più mi allontano, più avrei questa chiusura qui. Però se il prezzo parte qui, parte, diventa ribassista, ok? Cosa succede? Non mi posso aspettare che ritorni qui in alto, quindi avrò praticamente una chiusura bassa per poi ripartenza, ma non mi aspetterò più di ritornare qui. Cioè praticamente la distanza iniziale dall'asse, a questo livello di perno, è molto importante. Se fino alla parte centrale io non sono, immaginatevi adesso, se vi do anche una fase numerica e poi vediamo se la fase numerica è un po' difficile, perché allora
attimino solo che controlliamo l'euro-dollaro, qua il DAX, ok, l'euro-dollaro. Sta facendo quello che deve fare. Per l'ennesima volta sta facendo quello che deve fare, giusto? E ci siamo. Cioè, strumento fantastico, campana gaussiana. Cioè, secondo me, ditemi voi. Cioè, anche una cosa bella, Sirio, che mi ricordo sempre, che è sempre detto che l'autociclo è l'indicatore per eccellenza, mi ricordo dicessi così, e più che altro anche della campana gaussiana, degli indicatori Gauss, eri sempre, sempre, sei sempre stato affascinato, infatti vedi che ci sono molti uso, no? A quanto avevo detto che arrivava? Boh, e chi se lo ricorda? Boh, 1,2160? 1,21,30 mi pare. I tuoi due salvagenti, perfetto. No, non la chiudere! Sto scherzando. Ok. 1,21,30 avevo detto, vedi? Ma mi ha messo alla prova, Giuseppe, perché te lo ricordavo, mi ha messo alla prova. 1,21,30 era. Poi lo andiamo a vedere comunque sul daily. Oggi voglio però finirvi un attimino la costruzione di questo, che secondo me ha senso. Allora, io ho una tempistica. Qual è la mia tempistica? 1, 21 e 20, dice Sirio. E quindi 1, 21 e 30, 1, 21 e 20, dice Sirio, per livello di Gantt. Seguite anche Sirio, che così non avete più tempo per fare altro, seguite solo me e Sirio, perché dà anche dei livelli, no? Non pensavo oggi, no, pensavo oggi, avevo dato un dato di oggi, ovvero alla chiusura di oggi. Non ho capito cosa intendi dire oggi, ma va bene che oggi, non lo so. No, pensavo oggi, avevo dato un dato di oggi, ovvero alla chiusura di oggi. No. Non si capisce, prezzo di oggi che arrivava. No, no, mi dispiace, non riesco a decifrare. Vabbè, dai. Allora, io ho dato un livello di tempo, che è da qui a qui. Mettiamo il caso, bellissima, drittissima questa linea. Allora, mettiamo il caso che la distanza che io voglio, che sia da qui a qui, è un 48. Quindi io so che da qui a qui ci sono 48 candele, giusto? Per esempio euro-dollaro, 54 dollaro australiano, GBP, USD, insomma, questa cosa qui. Va bene? Fino a qui ci siamo, giusto? Bene. Allora io posso dire che l'asse superiore mi può durare 48 candele. Adesso vi do un attimino un compitino per casa anche a te, Sirio. Sì, io so che la parte laterale, questa è la Y, no, questa è la X, questa è la X e questa è la Y. Okay, questa è la Y e questa è la X. Niente con il ciclo, ma si chiamano X, Y le assi, no? Adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che era così. Ok? Questo è il punto X, questo è il punto Y. Quindi io so che la X dura 48, perfetto, assi cartesiani, va bene. La X mi dura 48, quanto mi dura la Y? Teoricamente mi dovrebbe durare, siccome l'asse è a 90 gradi, mette 90 gradi questi? Giusto? No, di più, quindi sono 90, no? 360, 90, ok? Quindi quest'asse qui è a 90 gradi. Non ha niente a che vedere con la lunghezza della distanza, ma io vi dico che la Y deve valere lo stesso valore di 48. Ma se io calcolo 48 candele, vi faccio l'esempio a candele, così immaginate quello che intendo dire io, poi vi do il compitino, voi mi dite, ah sì, Paolo, faccio così che sto prima. Ok, Paolo, io ho capito, e questa le unisco così, così sembrano candele. Ok. Più o meno immaginatevi che ci sono 48 candele
che si sono mosse all'interno di questo grafico qui, ok? Non saranno 48, ma è uguale. Avete capito bene lo stesso, no? 48 candele che si muovono qui. Queste 48 candele, in verticale io non ho 48 candele, giusto? Non ho 48 candele, come posso misurarle? Vediamo se qualcuno me lo dice. No. No. In verticale. Dai, Sirio. Bravo, Giuseppe, bravo. Con le dita. Ah, con la durata. Con le dita, le misuro con le dita. Quattro dita sul monitor dal punto X. si calcola in pips. Sei sicuro, Sirio, in pips? Allora, quando 48 candele sono il tempo, giusto? 48, 48 uguale tempo. Giusto? In orizzontale candele e tempo, giusto? Perfetto. In verticale, Giuseppe aveva scritto tempo. Ok, ma serve allora sapere se io qui ho il tempo in 48, io dovrei avere 48 candele a rialzo. Difficile. Come faccio? Come cosa posso fare? Sirio, a me interessa, io ho il 48 è il livello di tempo, ma non posso dire qui mi ha fatto 30 pips, sono il tempo. Non posso dire 48 pips, sono il tempo. In verticale range medio dei 50 e 100 pips. No. No, 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 no. Allora, ci sono diverse cose. Io ho chiesto in verticale, certo. L'asse Y, come la calcolo? Cioè, immaginate che qui dentro, all'interno di questa situazione qui, mi si forma una campana gaussiana che parte da qui, perché il tempo parte dal punto in cui comincia, dove comincia la campana gaussiana parte, ok? E a un certo punto però incomincia a girare, scende, no? Adesso ve la disegno così, va bene così, rimane nel 48. Ma io come faccio a sapere? Se io ho questo, vedete, da qui a qui ho 48, da qui a qui ho 48 come asse, questo qui però si fermerebbe prima a 35, 36, non si ferma a 48. Però il tempo arriva fino a 48. Un esempio, no? Come faccio a calcolarlo? Non puoi? Perché non puoi? È impossibile calcolarla? Varia statistica. C'è una maniera di calcolarla? Sì, c'è una maniera di calcolarla. Allora, te lo dico io allora, te lo dico semplicemente così. Poi mi dici, non ti voglio dire la parola perché poi lo sai, Sirio, però grafico, va bene, ok, va benissimo, proprio a livello grafico te lo dico. Allora. Vediamo se posso farti un ragionamento. Non ci sta tutta, quindi lo facciamo di nuovo qui. Ok, io ho questo. Non è risolvibile. Sì, è risolvibile perché statisticamente ci sta. Allora, io ho questo movimento qui, da qui a qui, le mie solite 48, no? In queste 48 candele che io ho avuto, da qui a qui, poi vai a vedere se può essere veritiera. Ho un movimento di tot candele, ok? La metà, perché fare la media di 48, so dopo, col senno di poi so dopo. Quindi più o meno a 24 candele,
24, 25, quindi la metà di 48, oppure no, ancora meglio è quando io trovo il punto centrale dell'AMC, quindi so esattamente quante candele sono, se il ciclo mi dura 36 sono 18, ok? O posso misurare il calcolo da questa zona a questa zona, il range operativo, ok? Il range operativo che io ho avuto da qui a qui, che sia ribassista o che sia rialzista, mettiamo il caso che siano 120 pips. Questo range qui. Questo range qui che io ho avuto da qui in poi è praticamente il range che io vedo su questa scala. Ok? Se questa scala qui di 120 non ci sta tutto il disegno. Ok, mettiamo in conto che questi sono 120 pips, quindi ho 100, ho 48 candele di cui la metà sono 120. Ok? Quindi me ne mancano ancora 120 del mio range. Teoria, no? Se io ho 120 nella parte rialzista, che io non ho avuto, perché li calcolo sul range, la parte media, mi posso aspettare un test del 120 qui sotto, o un test di un 120 sulla seconda fase, se ho una distribuzione rialzista, magari un ciclo 3, ve la disegno quella penna gialla, mi posso aspettare da qui al ciclo 3 il massimo fino a 120 pips, che è la media di questo. Oppure, se la distribuzione diventa ribassista, mi posso aspettare un retest di 120, che è la media di questo. Va bene? Va bene che c'è una stima, non puoi calcolarlo? No, non lo posso calcolare, non è statico, questo no, però quando ce l'hai, ce l'hai. Che cos'è oltre a questo, Sirio? Che cos'è questa? Che cosa è l'asse? L'asse è in questo punto, cioè la zona X, che io dalla zona X, allora, cancelliamo e ti faccio l'ultima. Guardiamoci, allora ci sta scendendo, perfetto, allora l'ultima. Io ho la zona X e voglio sapere quanto dura la Y. Disegno così, questa è la zona X. Per sapere quanto dura la Y devo aspettare minimo la metà. Se io so che la metà da qui a qui di questo range è 120, o che ne so io, mi potrei aspettare poi da questa zona qui, giusto? Un'altra espansione rialzista oppure un'espansione ribassista. Che cos'è poi alla fine la zona X? Che cosa mi determina la zona Y? Sì, ma la zona X che cos'è? E che cos'è la zona Y in questo caso? La zona X è una linea di regressione e la Y è la fine della regressione. Range X, bravo, e durata, cioè il tempo rimane X, quindi la durata, ok? L'espansione, cioè la potenza, è la Y. Lo sbilanciamento, perfetto, quindi è calcolabile, non sono calcoli precisi, però riportiamoli nel grafico. Oggi è proprio una giornata di studio di gruppo, eh? Riportiamoli sul grafico. Allora, non hai capito da dove escono i 120. Adesso andiamo a vedere sul grafico. Prendiamo un grafico, tanto lasciamolo correre. Prendiamoci i cicli, così abbiamo già i cicli. Allora, possiamo prendere anche questo grafico qui, vero Sirio? Ci sta questo? Sì, allora possiamo fare così. O voglio prendere un grafico vuoto? Prendo un grafico vuoto, dai. Ok, e abbiamo questa situazione. Era la stessa? Sì, ok, perfetto. Mi parte da qui.
Allora, io la metto sopra proprio al massimo della candelina qui. Ok, da qui. Mi parte la Y e da qui la X. Per la Y e la Y le facciamo così. Facciamo così. La mettiamo anche bianca. Ok, bene, noi abbiamo il tempo. Andiamo a misurare che su H4, in questo caso è un ciclo H4, dovrei misurare 48 candele, però essendo per 4, è perché non è più un ciclo, è una distribuzione, se no lo devo fare su un ciclo. Mi sono sbagliato, devo farlo su un ciclo. Vediamo su H1 se riesco a farlo. No, vabbè, rimaniamo qui, immaginate che sia un per 4, quindi logicamente un 48 per 4. 48 per 4 quant'è? Spero di non farvi confusione adesso, eh? 192. Allora io vado da qui a qui, il mio spazio-tempo, ci sta se faccio così? Va bene, d'accordo? Senza che vado a prendere una distribuzione, è un ciclo, prendo una distribuzione, no? Non è che ci sia poi qualcuno che dice, ma hai cambiato, non ho capito. No, questo è. Quindi a occhio, adesso non vado precisissimo, misuro qui, 192 abbiamo detto, quant'era? 192, quindi devo andare un po' più in là. Ok. Oppala. Oppala. I rapporti sono gli stessi, ma magari qualcuno non ha capito, perché faccio l'esempio. Ok, 95. Immaginate un po' più indietro, ok, 92. Ok, questo è quello che mi aspetto, giusto? Allora, io ho calcolato da qui a qui il tempo. Da qui a qui ho il tempo. Tempo. Adesso però io, vedete che il prezzo è continuato a salire, devo calcolare la parte centrale, che è questa. Allora, la parte centrale mi dà, spero di non annoiarvi, però oggi mi è preso di farvi vedere questo, quindi mi piace, no? Allora, fammi leggere, signor Segni, di un po' di matematica mi è rimasto, mi è entrata in testa. Sì, certo, ma non è neanche, non è, io sono bravo, sono stato sempre bravo in matematica, però non è che sia, cioè non è che devi essere un matematico per fare queste cose, è anche una questione di logica, no? Però allora io so che fino a qui, dal punto di partenza, adesso vado ad occhio, le mie 90, 192 sono 80, 90, 91, no? Ok, quindi più o meno un po' più indietro, dai, ad occhio, eh? Poi guardate come cade anche il Max Gauss, quindi alla fine è precisissimo. Ok, andiamo a pensare il 91, io vado a vedere questo range che io ho avuto finora, io ho avuto un range di 279 pips, ok? Quindi mi riporto a questa zona qui. Adesso permettetemi di fare così. Ho un 192 pips. Quindi io ho calcolato che questa zona qui è la mia espansione massima che posso avere. Da questo punto qui, se io voglio proprio essere preciso, dovrei prendere questa trend line, che me la dà, questa trend line e spostarla qui sotto. Allora io ho un spazio-tempo che mi deve durare fino a qui. Cosa vuol dire? Cosa ho scoperto io qui? Cosa ho portato avanti con questa teoria qui? Niente, assolutamente niente, vero? Io calcolando il range operativo, adesso
Allora, aspettiamo un attimino, che vediamo che mi rispondete tutti. Io ho un range operativo di 278 pips, giusto? Per questa prima parte. Però l'ho calcolato, visto che la parte centrale, un esempio un po' bruttino, l'ho dovuto calcolare così. Quindi a questo punto è praticamente perfetto perché abbiamo la stessa distanza. Se fosse un esempio con una campana gaussiana che magari era più forte, più ribassista, sarebbe stato un esempio più. Se fosse stato così, ok? Quindi avrei avuto già un range più ampio nella durata però di tempo minimo. Invece in questo caso il caos è proprio la parte centrale, quindi ho preso proprio quello centrale. Dopo le mie 24 in questo caso. Ok? Preso la metà. Ok, fatemi leggere adesso. Sì, va bene. Ok. Certo, non andrò mai short, ma andrò più tempo passa. Allora immaginatevi da questa zona qui, tutto questo spazio qui e il prezzo lì. Io devo raggiungere praticamente un livello. Se dovesse essere una distribuzione che mi ritorna qui sotto, da qui sotto, quindi praticamente dovrei raggiungere questo livello qui. Se la distribuzione da qui diventava ribassista, avevo questo livello possibile. Più tempo passa qui, giusto? Più questa distribuzione, questo livello di arrivare qui sotto va a mancare. Immaginate che io avrei tutto questo tempo qui per andare qui sotto. Più tempo passa e il prezzo rimane più in alto, vuol dire che avrei avuto questo tempo qui. Se adesso il prezzo rimane così in laterale fino a qui, io il tempo, sottraendo questa zona qui, avrei avuto praticamente solo ancora ultimo, sotto ultimo questo pezzettino. Quindi la distanza mi dice quanto tempo ho ancora per arrivare qui sotto. Le probabilità sono praticamente zero. Più tempo ci mette a rimanere lì in alto. Se invece qui. Partiamo così, vediamo se ho dato l'esempio. Se invece qui, dalla parte centrale, mi scendi fino a qui, ok? Non sei ancora tornato sotto questa zona qui, però il tempo per tornare sotto è pochissimo, c'è ancora tutto questo tempo qui per andare sotto. Quindi sottraggo questo pezzettino qui e potrei non andare di tutta l'asse fino in fondo, ma togliendo il punto potrei arrivare fino a qui, questa zona qui. Quindi se la distribuzione comincia ad entrare ribassista qui, ho ben che più probabilità di andare oltre al mio range ribassista, oltre a questo range. Meno tempo ci mette, più tempo ho per andare sotto. Va bene questo. Poi magari Siri un po' con un paio di calcoli e tutto il resto, vuoi tirare fuori una formula? Puoi farlo? Certo, la questione di tempo-prezzo che è la cosa più difficile. E sì, l'abbiamo già fatta, questo è vero, l'abbiamo già fatta. Però è difficile, ma bisogna vedere l'espansione, cosa non ti garantisce mai che un'espansione sarà la stessa sotto e sotto. Immaginate che il prezzo abbia fatto questa zona qui, cioè che il prezzo abbia fatto questo movimento qui. Da qui è diventato ribassista qui. Cosa mi posso aspettare? Con il range operativo di questo, mi posso aspettare praticamente la stessa cosa al contrario. Cioè che mi torni qui sotto e mi faccia praticamente una cosa del genere. Cioè in questa distanza qui è questa. Questa distanza qui è questa. Quindi a un certo punto, quando mi chiude, io l'ho fatta finire qui la parte centrale, ma normalmente dovrei aver avuto una campana gaussiana così, e da qui mi parte. Quindi questa distanza da qui a qui è la partenza e la chiusura di una campana gaussiana. Se noi facciamo partire una campana gaussiana, cioè il punto preciso di far partire una campana gaussiana è questo qui perché è la parte più bassa, no? Giusto? Ed è qui non ci scappa. Però da qui io parto già in ritardo. Io dovrei aver avuto, vediamo se riesco a farlo, di teoria la campana gaussiana dovrei calcolarla non da qui, ma. Adesso riesco a fare un calcolo diverso. No, devo far partire da qui. Questa è la campana gaussiana del prezzo e non posso farla partire diversamente. No,
Niente, non mi viene l'altro esempio, però avete ben capito cosa intendevo dire. Certo, abbiamo due incognite, quindi non si può calcolare prima, però sono di vederle tutte, meno male sappiamo poi dove dobbiamo andare a parare, ribassista, non rialzista, non ribassista, no? Ok, quindi adesso nel grafico, abbiamo qui, l'abbiamo già visto praticamente, una linea di regressione oppure una trend line regolare ha la funzione, vedete da dove sono partito io per arrivare a questa, alla definizione della trend line regolare. Un'ora fa sono partito con la direzione di una trend line regolare con questo metodo qui. Allora, se andiamo a vedere dei punti, poi ditemi, magari sono anche pazzo, ditemi, non è quello il problema. Da questo punto qui alla parte più alta della campana gaussiana è questo, giusto? La parte centrale è questa, giusto? Se io vado a vedere la distanza da qui a qui in pips, ok, e ho la parte centrale in pips che è più o meno è sempre il 50%, giusto? In pips. Quindi se vado a vedere la linea di regressione all'incirca è da questo massimo qui alla parte più bassa o anche al minimo qui, praticamente io ho una linea di regressione che è la trend line irregolare, che se il prezzo ha fatto questa espansione qui fino alla trend line, sotto la trend line mi dovrebbe fare lo stesso spazio, giusto? No, è sbagliato, perché questo spazio qui io non lo devo più rivedere ribassista, perché lo posso calcolare che questo spazio qui è nella linea di regressione, in questo caso da qui a qui, è questo. Cosa vuol dire? Che oltre al 2, la parte centrale, oltre al max gauss, se io sono talmente lontano dalla linea di regressione, non mi posso aspettare questo. Ok? Mi posso aspettare però la prossima espansione che ha la distanza la metà di questa, la metà di questa, quindi la metà di questa, che sarebbe questa zona qui, questa espansione qui potrebbe essere quella che mi va a finire sotto. Ma più tempo passa, vedete che il tempo finisce qui. Come posso aspettarmi una discesa sotto la linea di regressione che mi faccia così? No, è impossibile. Quindi la linea di regressione diventa automaticamente una zona di pullback. Va bene? Cioè, non devo fissarmi su un calcolo matematico e tutto il resto, ma questa visione così ti dà l'opportunità di capire se dopo la prima fase, che vediamo è forte, la seconda fase. Più lontano sei dalla linea di regressione, meno probabilità hai di andare qui sotto. Quindi se adesso la discesa di oggi, calcolando il range di oggi operativo, da qui a qui ne ha già fatti 34, ma arriva qui, torniamo al nostro range operativo, 97 pips, è un signor range. Se arrivi al 50% è una bellissima zona. Quindi da qui in poi stop, non si fanno i long e si aspetta di capire come parte la prossima distribuzione. Va bene? Per oggi webinar un po' così. Non mi piacciono questi backtest, anche se vedete l'equity line, a parte questo drawdown, ma non mi piace, c'è qualcosa che non va, non, dopo lo blocco, non mi piace. La versione nuova c'è una miglioria, ma non lo so, non lo so ancora, non sono ancora convinto. Dovrò vedere cosa fare. Ok, però troverò poi l'incaglio giusto, l'intaglio giusto, l'incastro giusto. Ok, quindi Francesco, Sirio, Giuseppe, Ishi, Massimo, Cinzia, Sonia, Cristina, Alessandro, Alessandro, altro Giuseppe, Corrado, da tempo che non ti vedevo. Allora, sì, comunque ti avevo risposto su Skype, vabbè, comunque poi vai a vedere. Allora, quindi se Rodello posso fare quello che voglio, ok? Quindi Paolo, quindi su euro-dollaro posso fare quello che voglio, ok? Ma tu puoi fare quello che vuoi. Ah, sul robot, solo su euro-dollaro, le altre coppie non ho fatto altre modifiche. Solo su euro-dollaro, però non cercare di creare casini dal punto di vista che se fai qualcosa, magari dimmelo prima, così poi ti do non un consiglio, ma ti dico ok, è fattibile o non è fattibile.
Non è che poi magari mi fai un castrone. No, è stato bloccato un sistema, non c'entra niente, non ha niente con te, è una cosa tra me e Francesco. Cioè, se l'ho parlato di Francesco, se non... sì, vabbè, se vuoi farlo, lo puoi fare. No, niente, tranquillo. Cioè, non è una modifica generale, soltanto per Francesco, per quello che dico. Ok, comunque dimmelo prima, Francesco, così magari 2 o 4 occhi vedono meglio. Quindi a questo punto... Rodolero con la candela delle 10 sta cercando di tornare su, ma lo spazio-tempo della discesa oggi è del 60-76, quindi è fattibile ritornare qui. E anche qui campana gaussiana in chiusura. A questo punto qui è diversa la situazione, perché ho avuto dalla partenza della campana gaussiana, ho avuto nella prima fase 122 pips, ok? In questo caso qui la distanza di questi 122 pips dalla parte centrale dovrei fare un paio di calcoli, no? Che è durata 70, ok? Quindi logicamente 48, essendo 4 cicli, è 192. La parte centrale è 70, quindi 192 già non sono più 192, ma sono 140. Quindi ho ancora il tempo per chiudere di 70. La mettiamo così. Quindi da qui a qui ne ho avuti 70, 71, qui ne ho avuti 68, mettiamo la dritta. 71. Ok? Quindi questa qui è la chiusura. Quindi ho ancora tutto questo spazio. La distanza da anche qui, guardate, il calcolo è molto semplice perché viene precisissima questa cosa qui, da qui a qui. Guardate il 50% di questa zona qui, la linea di regressione. Oh no, quindi è precisissima. Quindi io sposto tutti questi punti qui, li sposto in avanti con il tempo, ok? Il tempo mi può dire che quando io arriverò su questa zona qui a un tempo giusto, 70, 35, questo qui è arrivato più o meno qui, sarà 3 quarti, 70, 55 più o meno. Quindi praticamente da questo punto qui a questo punto qui ho un 55 più o meno in questa zona qui dovrei arrivare a fare la distanza della linea di regressione. In questo caso... Se arrivo qui nella parte bassa è perfetta, giusto? Guardate, 70, ta, 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 questo pezzettino qui che ci ha messo ad arrivare della prima espansione, al massimo sono 42, no, al massimo sono 50, 50, quindi 70, ok, un po' 20 pips, 20 candele di meno, ok? Più o meno. Però avete capito quello che intendo dire? Posso andare avanti? Quindi mi posso aspettare fino a questa zona qui, una discesa, poi tutto il laterale, per esempio. Ok, ci siamo. Teniamo come teoria questa, poi ne uscirà magari un calcolo diverso. Va bene, perfetto. Cosa sta facendo il DAX? Fermo lì impalato, no? Sì, certo, si è fermato adesso. Però andiamo a vedere, già che ci siamo qui, andiamo a vedere l'euro-dollaro. Qui. La candela di ieri ha fatto una pin bar rialzista, però... Sembra non voler mantenere quello che doveva fare. Cioè, il piercing della candela di questa zona qui, che è praticamente la zona da cui io dovrei sparire a rialzo senza pensarci più, già che arriva il piercing, è questa zona qui. Quindi prendo questa trend line che ormai non ci serve più e la porto qui sul piercing. Se incomincia ad arrivare su questa zona qui, da dove è arrivata oggi, andare ai 100 pips, 90 pips che ci aspettano, arrivare su questa trend line centrale, 4 ore come era messo. Guardate dove si è fermato.
la precisione, come ha fatto questa salita qui, come ha fatto questa discesa qui, come si è fermato in questa zona qui ieri alle ore 12, si è fermato qui per tornare su. E se vai a notare un'altra cosa, ve la faccio notare io, da questa zona qui, me la metto proprio così, guardate, così è parallela al massimo. Sì o no? Questa trend line centrale è precisa alla parte centrale proprio del canale. Se non ho neanche, posso andare a vedere se c'è qualche punto da aggiungere, ma non ci sono punti di vedere, non ci sono dei punti, no, non ci sono punti, non ci sono niente. L'unica cosa io posso mettere nella parte centrale. Ed è nella parte centrale, se non sbaglio, ok? Ed è questo il punto, quindi è un punto di riferimento questo. Quindi se il mercato adesso torna qui sopra, da qui in poi è ancora vendita. Posso fare un altro giochettino, copiare questa trend line e metterla qui, ma qui viene troppo bassa. No, allora non ce l'ho, posso però andare a vedere se trovo qualcos'altro di basso, non c'è niente, no. Allora questa trend line non mi serve. Mi serve perché vedete che non ha nessun punto di riferimento. E anche qui, segnale short. Quindi questo segnale short qui potrebbe essere la rottura di questa zona. È sempre una precisione come nelle ultime 2 o 3 settimane dell'euro-dollaro, è una cosa fantastica, vero? Guardate la precisione della parte centrale del canale, qui, cioè precisissima. Dopo questa salita qui doveva andare alle stelle, no, si è fermato qui. E poi doveva andare su di nuovo, no, si è fermato, è tornato giù. Dopo aver fatto ieri con questa salita qui, una pin bar daily da far paura. E oggi comincia a farmi questa zona di discesa, secondo me non andrà su oggi. Anche se questi sono dei minimi crescenti, a questo punto una cosa molto valida è questa. Da questa zona qui a questa zona qui, se rompe anche questa trend line, che è una zona molto verticale, cioè la trend line è molto verticale, non la si usa. Però se tu vai a vedere che sei all'interno di un canale, di un triangolo, che è questo. Fammi un esempio, ok? Se sei all'interno di un triangolo, che è questo qui, se mi rompi questa zona qui, sei short. Giusto? Quindi già comincia il triangolo più piccolo, il triangolo più grande, quindi tutta zona short. E io? Va bene o no? Come idea? Quello che mi aspetto io, avete capito, mi aspetto un euro dollaro ancora short. CAD yen. Oh, no, 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 no. Allora, il CAD yen. Allora, tanto lasciate l'euro-dollaro, cioè, insomma, tutto parla short, no? Allora, il CAD yen. Dov'è? Non lo vedo più. Che problema. Tanto Nuova Zelanda, noi ce l'abbiamo sempre in watchlist e poi la guardiamo di nuovo. KDN, questo è il minimo di Gauss. Questo è il minimo di Gauss, vado a vedere quello precedente. Quindi già ho finito la mia analisi, so che non posso fare niente, sono in laterale rialzista, chiuso qui per ripartire, non si fa niente, c'è il pivot, niente. Però se io vado a vedere magari sull'outlook, vedo qualcosa di più. No, abbiamo proprio questa candela weekly che non la smette di fare la birichina, il daily fermo sui massimi, no, 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 no. No, niente, vedete, il KDN non è una bella coppia ancora da tradare, però possiamo vedere anche la Nuova Zelanda. Visto che ce l'abbiamo qui. Ecco, la Nuova Zelanda sta incominciando ad avere quello che ci aspettavamo, cioè una segnale short a 78,65, quindi da qui sotto. Short, guardate, con questa candela che vedete dove si è fermato ieri il prezzo? A questo punto io posso entrare short su questa candela qui? Sì. Dove, Paolo? Ah.
Dov'è che posso entrare solo? Euro Nuova Zelanda? Mamma mia, non l'ho mai vista. Su 5 minuti, ma ci sta. Ci sta. Ma metti, sì, quel tempo, metti stop loss a coppie che non usi spesso? Come esci? O vai scoperto anche lì? Se non tradi tutte le coppie senza stop loss o con lo stop loss? Stop stretto, perfetto, benissimo. Era quello che volevo sapere. Questa qui è l'entrata short. Andiamo a vedere quant'è. 79,13 contro il 78,65. Quindi 78,65. 79,13. Entrerei prima nel daily con la rottura di questa candela qui. È possibile entrare adesso, Paolo? Nuova Zelanda sul daily. Andiamo a vedere la Nuova Zelanda sul 4 ore. Stiamo sul minimo di Gauss cercando una parte rialzista, quindi a questo punto andare a vedere anche della parte bassa, la parte alta dove ho messo il 50%. Entrare adesso non è tanto bello. Zona di pullback però è stata rotta, quindi siamo sotto la zona di pullback. Questo è anche buono. Andiamo a vedere nel metodo fascia, Nuova Zelanda. Abbiamo il Max Gauss, no, Nuova Zelanda. Abbiamo campana gaussiana. Qui abbiamo il tempo, più o meno, io lo faccio partire da questa zona qui, la campana gaussiana, quindi più o meno questa zona qui. E abbiamo da questa zona qui alla parte centrale 100, quindi 200 pips. No, siamo arrivati in una zona di ripartenza. Cioè, insomma, non posso fare lo short perché ormai mi sembra troppo tirato. L'ho fatto così in laterale, non si può fare, anche se siamo sotto la 48. Però non mi piace. Sul daily, sulle altre, sull'outlook weekly e tutto il resto, le analisi sono un po' più chiare. Perché guardate, il daily a 79,13, ma magari... Visto che l'operatività di oggi, vedete, sono pochi pips, sono 25. Si potrebbe fare lo short da oggi. Sì. Si può fare lo short sul daily, da questa zona qui. 79,13. Pensavo fosse di più. Se fosse stato di più non avrei detto di aspettare domani, ma al limite... No, al limite sono 50, c'è cioè il range un po' ristretto, però una rottura di questo potrei già incominciare a magazzinare fino a questa zona qui. Vabbè. Si vedrà. Bene, io vi lascio con l'ultima immagine del nostro euro-dollaro che sta facendo su H1 una ripartenza di un ciclo 3 oppure una terza gamba del ciclo 3, per esempio. Quindi a questo punto ritornare poi ribassiste e andare in questa zona. Io mi aspetto così una chiusura, quindi questo era il ciclo 2. Fino a prova contraria, non abbiamo altre soluzioni di capire che questo è il ciclo 2. Assolutamente, cioè questo è il ciclo 2, non si scappa. E questo che siamo adesso, siamo il ciclo 3. Che dura 31 tutto il tempo. Dai, grazie, vi saluto, vi ringrazio per la partecipazione, ci si sente domani mattina alle 9:30, vi metto questo video nel blog. Domani sono i non fan payrolls. Ok, benissimo. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. A presto.